In questo video vediamo la dimostrazione che quando non ci sono forze dissipative, tipo l'attrito, ma ci sono soltanto forze conservative, allora si conserva l'energia meccanica. Infatti la parola forze conservative sta a significare proprio quello, che le forze conservative fanno conservare l'energia meccanica del sistema. Immaginiamo un oggetto che si sposta da un punto a un altro, ho anche disegnato i due punti ad altezze diverse perché così entra in gioco anche la forza peso e l'energia potenziale gravitazionale. Immaginiamo che l'oggetto all'inizio vada a una certa velocità istantanea VA e alla fine a un'altra velocità. Su di lui, mentre si sposta da A a B, agiscono più forze. La forza totale è la somma vettoriale di tutte queste forze. Tutte forze conservative, abbiamo detto, per esempio la forza peso, la forza elastica, la forza elettrostatica e altre. Vogliamo calcolare il lavoro della forza totale mentre l'oggetto si sposta da A a B. Questo lavoro è la somma di tutti i lavori che fanno le singole forze, quindi il lavoro della forza peso sull'oggetto che si sposta, il lavoro della molla, il lavoro della forza elettrostatica e così via. Noi sappiamo che il lavoro delle forze conservative si può calcolare come differenza dell'energia potenziale associata a quella forza conservativa nel punto iniziale A meno l'energia potenziale nel punto finale B. Il lavoro della forza peso in particolare si calcola energia potenziale gravitazionale in A meno energia potenziale gravitazionale in B. Quello lavoro della molla si calcola nello stesso modo utilizzando l'energia potenziale elastica della molla, quindi all'inizio meno il valore alla fine. E lo stesso il lavoro della forza elettrostatica, che pure è conservativa, si calcola facendo la differenza tra l'energia potenziale elettrostatica all'inizio meno il valore alla fine. Invece il lavoro della forza totale sappiamo che è dato dalla variazione dell'energia cinetica, è il teorema delle forze vive, quindi l'energia cinetica alla fine meno l'energia cinetica all'inizio. Se noi portiamo tutti i termini con la A, quindi che si riferiscono al punto iniziale, a sinistra, e tutti i termini con la B, punto finale, a destra dell'uguale, otteniamo questo, che l'energia cinetica dell'oggetto all'inizio più tutti i valori delle energie potenziali all'inizio, quindi l'energia potenziale gravitazionale all'inizio, l'energia elastica all'inizio e l'elettrostatica all'inizio, sono uguali all'energia cinetica alla fine più tutti i valori delle energie potenziali alla fine. Possiamo sintetizzare in questo modo: l'energia cinetica più la somma di tutte le energie potenziali calcolate nel punto iniziale A è uguale all'energia cinetica più la somma di tutte le energie potenziali calcolato tutto quanto nel punto finale B. Ma se noi chiamiamo energia meccanica la somma dell'energia cinetica e di tutte le energie potenziali, allora abbiamo che l'energia meccanica in A è uguale all'energia meccanica in B, cioè si è conservata l'energia meccanica. Quindi abbiamo visto che le forze conservative fanno conservare l'energia meccanica così definita, l'energia cinetica più tutte le energie potenziali sommate. Più in generale, se abbiamo più oggetti che si muovono, quindi non solo un oggetto come nell'esempio che abbiamo fatto adesso, ma più oggetti che si muovono, quindi un sistema per esempio composto, costituito da un carrello che scorre su una rotaia trascinato da un pesetto, quello è un sistema per esempio a due corpi che si muovono, allora tutto quello che abbiamo detto rimane valido, basta generalizzare l'energia cinetica del sistema, visto che non è formato più da un corpo solo ma da due, tre o più, basta generalizzare questa energia cinetica prendendo la somma di tutte le energie cinetiche degli oggetti che compongono il sistema. Quindi l'energia meccanica per noi sarà sempre la somma di tutte le energie cinetiche, se abbiamo più oggetti che compongono il sistema, più la somma di tutte le energie potenziali, a ciascuna energia potenziale associata a una particolare forza. Quindi l'energia potenziale elastica, gravitazionale, elettrostatica e così via. Questa è l'energia meccanica del sistema, la somma di tutte le energie cinetiche e di tutte le energie potenziali. E questa energia meccanica si conserva se non ci sono le forze d'attrito, le forze dissipative. Sappiamo invece che se ci sono le forze dissipative, l'energia meccanica in parte o tutta si trasforma in energia termica, cioè va in calore.